il sindaco ha parlato chiuso, diciamo, questo tema di porta via la ghiaia, no? Per uno degli esempi classici di come certi discorsi rimangano talvolta appunto in queste stanze e non passino nella pratica amministrativa. Quindi su questo chiamo in causa Giorgio Zampetti, cioè, parliamo da tanti anni, Martina lavora da tanti anni, ha spiegato bene il metodo degli studi, noi discutiamo, esiste anche appunto un riferimento specifico all'interno dello sblocco Italia al tema dell'equilibrio geomorfologico dei sedimenti, però proprio diciamo, recentemente in molte regioni vengono fuori delle leggi che invitano in un certo qual modo a tirare via la ghiaia dei fiumi, come dice il SIPA. Che cosa ne pensate, come le cambiamo? Sì, grazie. Io apro ringraziando il CIRF non solo per l'invito, ma insomma perché è riuscito, diciamo, a mettere insieme una serie di soggetti e insomma aprire e portare avanti una discussione veramente molto molto utile, quella della riqualificazione fluviale e anche sul confronto tra diversi mondi, perché su questo veramente la mattinata è molto positiva e speriamo si possa continuare. E parto dalla domanda e poi arrivo alle considerazioni finali. Il tema delle estrazioni in effetti è un tema caldo, forse è un po' la cartina di tornasole anche di molti degli aspetti che in questo momento dobbiamo affrontare per quanto riguarda la difesa del suolo e la prevenzione del rischio. È un tema caldo perché noi come associazione, ma non soltanto noi, penso diciamo come ambiente, ma penso anche tutte le altre associazioni presenti qui e anche non presenti, ci troviamo oggi a dover assistere sempre di più, forse negli ultimi anni sono addirittura aumentate una serie di proposte di delibere, soprattutto regionali, che sembrano tener conto di tutti gli scenari che noi abbiamo sentito e conosciamo fino adesso, no? Qui si è parlato di approccio integrato, si è parlato di direttive, si è parlato di piani di gestione, si è parlato di un'adeguata pianificazione che sia di supporto agli interventi, che non si facciano interventi soltanto a scala puntuale, insomma si sono diciamo, messi in luce tutti quelli che sono gli strumenti normativi che noi abbiamo oggi. Al contempo però devo dire che abbiamo letto e stiamo leggendo di alcune proposte di delibere regionali in cui per esempio si parla di gestione dei corsi d'acqua e non viene nemmeno mai citata la 2060, non viene mai nemmeno mai citata l'autorità di bacino distrettuale, per quanto le difficoltà ancora del collegato ambientale non ha trovato nel rendere ancora strumenti operativi al 100%, ma insomma ormai il piano di gestione distrettuale dovrebbe essere più o meno consolidato. Eppure questo continua. La cosa che più ci preoccupa quindi è questa, ovvero del fatto che sui fiumi ancora oggi si continua a ragionare in maniera abbastanza puntuale, ma soprattutto si continua ad avere un approccio molto localistico e poco invece di visione e di obiettivi integrati, e soprattutto ci preoccupa un altro aspetto legato alle escavazioni, ma dopo appunto arrivo alle considerazioni più generali, che è quello della compensazione, chiamiamola così. Noi abbiamo mandato una lettera, tra l'altro approfitto della quartiera della tavola rotonda anche per ricordarlo, non è di quale agire però. Abbiamo mandato una lettera, diciamo, a diversi uffici competenti, all'ufficio degli affari regionali, al Ministero dell'Ambiente, agli altri ministeri competenti proprio in questo mese, il 15 maggio scorso, per quanto riguarda due proposte normative, della Toscana e della Liguria, in cui chiedevamo di impugnare queste proposte di legge perché a nostro avviso hanno dei profili di illegittimità e anche di incostituzionalità. In particolare, diciamo, nella legge della Liguria, senza andare nel dettaglio di questo documento, però ci preoccupa molto che si parla di compensazione, ma non soltanto come elemento per ripagare gli interventi, ma si parla proprio di vendita degli inerti e soprattutto si parla di vendere degli inerti, i cavalli a distrazione in alveo, per andare poi a compensare e andare a finanziare anche altri interventi di interesse regionale. Ecco, questi passaggi a nostro avviso sono molto rischiosi, perché in questo modo si torna alla mentalità che dai fiumi si può ricavare profitto, ma soprattutto si torna alla mentalità che intervenendo sui fiumi posso fare poi anche interventi di altro tipo. L'altro aspetto che molto ci preoccupa è che si passa da un regime di emergenza, ovvero quelle ordinanze che dopo le alluvioni chiedono di scavare in alveo per ripristinare lo stato iniziale in maniera molto contingentata, invece ha un profilo ordinario di questi interventi. Quindi ecco, insomma, il tema delle escavazioni è sicuramente un tema molto caldo, però io penso che metta poi in luce, vado a chiudere, quelle che sono le criticità che un po' riguardano in questo momento il tema della prevenzione del rischio idrogeologico, e sono anche quei punti su cui secondo me dobbiamo ancora lavorare molto. In primis è, diciamo, passare da quelli che sono segnali molto positivi, come l'unità di missioni, come l'articolo
e dello Sblocca Italia, che mette finalmente nero sul bianco anche il discorso di fare interventi integrati, far passare da questo, che sono appunto, diciamo, delle disposizioni normative, poi alla pratica, perché della Coltara prima facevamo vedere bene l'elenco, anche se molto velocemente, poi andava avanti, forse troppo di corsa, però insomma nell'elenco degli interventi, degli accordi di programma, quegli interventi oggi non ci sono. Se parliamo di politiche in ambiente urbano, oggi noi stiamo parlando del piano per le aree metropolitane, però intanto la strategia dei cambiamenti climatici, i piani di adattamento si rimandano già al 2016, e quindi anche in quel caso non stanno andando insieme gli interventi, stiamo parlando, diciamo, stiamo tenendo ancora separati, per cui c'è una predisposizione di questo governo per questi temi, però secondo me la strada da fare è ancora molto, molto lunga, e su questo dovremmo continuare a impegnarci. Noi chiaramente come associazioni continueremo a lavorarci, e un po' il progetto che abbiamo voluto mettere in campo anche con questa coalizione per la prevenzione del rischio idrogeologico, che mette insieme 30 soggetti di estrazioni diverse, istituzioni, ordini professionali, tecnici, la stessa AMBI, CIRF, insomma molti di quelli che sono anche presenti qua, va in quella direzione. Il confronto è molto importante, poi dobbiamo iniziare anche a intervenire sui progetti che vengono presentati, perché altrimenti rischiamo appunto di dibattere di molte cose, ma molti strumenti sono già disponibili, per cui dovremo soltanto metterli in pratica. Grazie Giorgio.